Buongiorno a tutti ragazzi, buon proseguimento di agosto. Ogni tanto faccio qualche video su YouTube, ultimamente mi ha un po' abbandonato, per dire la verità. Più che altro perché sto facendo dei video un po' più brevi su TikTok che spero vi piacciono. Per oggi, visto che ho un po' di tempo da poter dedicare a questo video, facciamo un video un po' più lungo per parlarvi di un argomento che leggendo un libro mi ha colpito molto, nel senso che è un argomento molto schematico. A me piacciono le cose schematiche, quelle cose che ti aiutano comunque a rendere come dire, la vita più semplice. E l'argomento è quello della cosiddetta piramide della pace. Il nome chiaramente rimanda, quando si parla di pace, ultimamente stiamo assistendo ad un conflitto abbastanza anomalo, almeno per quanto mi riguarda, tra la Russia, Ucraina e altri paesi che volete metterci, che vogliamo metterci in mezzo. Quindi quando si parla di pace, al tempo stesso si parla anche naturalmente di guerra. Però ecco, l'argomento non è oggi la guerra e non è la pace riferita appunto alla guerra, quantomeno quella sul campo, quella fatta con le armi, ma quella fatta soprattutto con le emozioni. Adesso ponete caso che avete questa piramide disegnata su un pezzo di carta, e mettete da una parte le preoccupazioni, per le cose che non vanno, quindi nella parte più in alta, mentre invece in un alto livello, un po' più in basso, al centro, il badare, appunto a far sì che le cose vadano nel modo giusto. Vi garantisco che il 99% delle persone, se non il 100%, pensano solamente, si preoccupano solamente delle cose che non vanno. Anch'io a volte ci casco, cerco di cascarci chiaramente il meno possibile ultimamente, però ecco, bisogna dire che la maggior parte delle persone si preoccupano più delle cose che non vanno, piuttosto che come far andare il mondo, come far andare la propria vita nella maniera giusta. E naturalmente ci sono delle cose che è possibile fare per passare appunto da questa zona di preoccupazione per le cose che non vanno, a invece cambiare completamente il mindset, quindi pensare più a come far andare bene le cose piuttosto che pensare alle cose che ormai sono andate male, no? E naturalmente la prima cosa che si può fare è quella di insegnare e comunicare. Si può fare l'esempio di quando diamo degli ordini, tra virgolette, ai nostri figli, e diciamo di non fare una determinata cosa, no? Sappiamo benissimo anche sulle nostre esperienze che più ad una persona gli si dice di fare una cosa e più quella persona anche inconsciamente cerca comunque di farla ugualmente. Quindi quello che bisognerebbe appunto fare è insegnare chiaramente il perché non bisogna fare una determinata azione piuttosto che il perché bisogna farla, o viceversa, insomma, ecco. Quindi questa è la cosa principale. Ovviamente in questi vari step che vi vado a spiegare ci sarebbe da parlare moltissimo, ovviamente, quindi cerco di sintetizzarvi al massimo, insomma, e poi naturalmente se avete qualche domanda la potete fare tranquillamente nei commenti. Chiaramente insegnare appunto ed imparare non è sufficiente, perché il feedback deve essere naturalmente
da entrambe le parti. Bisogna naturalmente anche capire il perché appunto una persona fa una determinata azione piuttosto che un'altra, e quindi cosa c'è da fare. Bisogna naturalmente saper ascoltare l'altra persona, e questa è una delle cose più difficili in assoluto, saper ascoltare. A volte si pensa che il saper parlare è una delle cose più difficili, soprattutto quando si è timidi, ma vi garantisco che il saper ascoltare è uno dei pregi che, se una persona ha, è uno dei pregi più, diciamo, rari, se così possiamo dire, che una persona appunto possa avere, ed uno dei pregi che vi portano veramente a vivere una vita a livello, diciamo, alto, ok? Sotto tutti i punti di vista. Quindi insegnare, primo step, ascoltare naturalmente l'altra persona, quindi capire le motivazioni per cui quella persona fa un'azione piuttosto che un'altra, e naturalmente poi iniziare appunto a costruire il rapporto con questa persona. È chiaro che quando vi ho fatto l'esempio genitore-figlio, qui il rapporto è facile da costruire. Il rapporto è un po' più difficile da costruire quando appunto non si ha tempo di stare con questa persona, perché magari si tratta di una persona che si incontra solamente al lavoro, piuttosto che una persona che si incontra alla partita di calcio, piuttosto che non so, in biblioteca a leggere un libro, in piscina, in spiaggia, al mare, eccetera. Quindi in questo caso bisogna essere un po' più focalizzati sul tempo che si passa con questa persona. Questi sono, diciamo, i primi tre step che fanno in modo di avvicinarci, possono fare in modo di avvicinarci a quella seconda parte della piramide, in cui iniziamo appunto far sì che le cose vadano come devono andare. È tutto basato sui rapporti che si ha con un'altra persona. E chiaramente a volte non basta però costruire il rapporto a tu per tu con questa persona, perché a volte bisogna costruire un rapporto anche con una persona che è, diciamo, vicina a questa persona. Vi faccio un altro esempio. A voi non piace, ad esempio, un amico di vostro figlio, di vostra figlia, ok? E qual è il modo più efficace per far sì appunto che magari quello che pensate di questa persona è un pregiudizio, no? Quindi la cosa più diciamo sensata da dover fare in questo caso è avere rapporti con questa persona. Quindi non so, vi trovate male con l'amico di vostro figlio, però non avete passato neanche 10 minuti di tempo con lui, e invitatelo a pranzo a casa. Che cosa può succedere in questo caso? Che naturalmente costruendo il rapporto con la persona che è vicina a vostro figlio, perché magari essendo il suo migliore amico lui ci passa gran parte del tempo, al contrario di quello che fate voi, si crea un rapporto appunto di stima reciproca, non solo tra voi e quella persona che a voi non piaceva, ma anche direttamente, ancora maggiore, con la persona con cui stiamo cercando di creare un rapporto, che è in questo caso l'esempio sempre fatto del figlio. Fatti tutti questi step, naturalmente abbiamo la possibilità appunto di poter uscire da questa zona, da questa scatola, se possiamo dire, da questo box chiuso, dove prima ci preoccupavamo solamente delle cose che durante la giornata, durante la settimana, durante la vita vanno male, e adesso iniziamo invece a preoccuparci di come far andare bene le cose nelle relazioni, nel business. Quante volte vi siete trovati
a parlare dicendo io con questa persona non ci vado d'accordo, però non vi siete mai posti non vi siete mai messi dalla parte, io devo trovare il modo di andare d'accordo con questa persona. È una cosa difficile, ve lo dico subito, non è una cosa così che da oggi al domani decidete di fare e la fate e vi di tutto viene facile, però è una cosa che vi garantisco vi può portare dei risultati. Qui non stiamo parlando di risultati economici, anche se in alcuni campi naturalmente questo è, ma anche di risultati in termini di relazioni, nello stare bene con gli altri, ma soprattutto nello stare bene con se stessi, perché quando si sta bene con gli altri, in automatico si pensano, il corpo reagisce diversamente a tutte le cose, a tutte le vibrazioni positive, no? Che gli altri vi possono dare. Oggi, ad esempio, per me, che mi piace stare in tranquillità, al mare, in piscina, a prepararmi da mangiare e fare pranzo in terrazza, eccetera. È una giornata particolare perché starò in centro a Malaga, quindi in mezzo a tantissime persone. Quindi, diciamo, io quello che mi vado a creare nella mia testa, non è come pensavo magari qualche tempo fa: oh mio Dio, quanta gente avrò in giro che mi stressa, che mi parla, mi urla, mi suona con il clacson e quant'altro, ma vado appunto a pensare: oh, vado a Malaga, come mi diverto, mi organizzo la mia giornata e faccio che questa giornata sia una delle migliori che abbia mai passato. Quindi non so se vi è arrivato appunto il concetto. Io, a parte gli step, che naturalmente man mano poi ognuno si va anche a pianificare. Piramide della pace trovate su Google, vedrete che la trovate anche per trovare magari degli appunti che vi possono essere utili nello sviluppo di tutte queste cosette. Però appunto ecco, lo stare bene con noi stessi, iniziare la giornata dicendo a voi stessi soprattutto cosa posso fare affinché vada tutto per il meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci apprestiamo a chiudere il mese di agosto. Adesso faccio un po' di pubblicità, ovviamente, da parte nostra, da parte mia, da parte di Daniele, che vi saluta insieme a me. E per chi vuole intraprendere appunto il percorso di Academy Trading Finanziario che fa Daniele, Trading Sportivo, eccetera, stiamo sviluppando ogni mese sempre nuove cose. Adesso Daniele sta gestendo delle prop nella sua personale, è già al quarto prelievo consecutivo, cosa che succede solamente per come ha fatto lui in un post, e io naturalmente l'ho ripreso allo 0,0001, e forse ci aggiungiamo anche un altro zero prima dell'1% dei trader che fanno queste cose. Quindi è una cosa veramente unica. E naturalmente stiamo cercando appunto di, insieme a una decina di voi, di far sì che altri due conti vadano avanti in questo modo. Abbiamo tutta la parte del trading automatico che sta andando benissimo. Naturalmente sempre bisogna fare attenzione a quello che è il rischio del mestiere. Quello che facciamo è ad alto rischio, però stiamo veramente facendo delle belle cose. Come scrivevo anche in un post, non abbiamo tutte le persone, tutti i clienti che ci meritiamo in termini di numeri, però
però una delle nostre caratteristiche principali è la pazienza, il fare in modo che ogni giorno, ogni mese, ogni fine anno ci svegliamo con la voglia, pianifichiamo il periodo per farlo andare bene, per farlo andare bene per noi ovviamente, ma se fate bene, se facciamo bene noi, fate bene anche voi e viceversa. Quindi siamo sotto questo punto di vista, ci consideriamo veramente una grande famiglia. Quindi se volete approfondire il discorso, io sono a disposizione, Daniele ovviamente è a disposizione, e saremo naturalmente felici, soprattutto ai nuovi, soprattutto a chi non ci conosce direttamente, perché ancora non è abbonato ai nostri servizi. Vi siamo vicini in tutto e per tutto, come sapete io rispondo a tutti, fino a quando sono sveglio, durante il giorno rispondo a tutti, a qualsiasi ora, e niente, tutto qua. Vi auguro un grandissimo weekend e ci vediamo al prossimo video, dove spero di potervi, anzi sono sicuro, di potervi portare un altro argomento che sarà interessante per tutti. Buona giornata, ciao.